Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Come ogni mese io vi mostro i miei prodotti finiti. Ho finito questo latte micellare della Venus Sensitive, questa è la linea rosa, poi c'era anche in altri colori, viso e occhi. Questo è per la pelle sensibile, pelle secca, e all'interno ha la provitamina B5. Io sto molto attenta però quando strucco gli occhi perché brucia un pochettino gli occhi, quindi mi strucco con gli occhi chiusi. Ho finito questo bagno doccia Dove a talco, carino, ma preferisco sempre la profumazione classica o al cocco. Ho finito questo Neutro Roberts bagno doccia al cocco e avena. Profuma ma poco, cioè non è persistente come bagnoschiuma, non lo so se lo ricomprerò. Io amo il cocco, ho voluto provare, ma sinceramente non è che mi abbia soddisfatto tantissimo. Ho finito questo Dove Go Fresh, bella la confezione, molto in stile Barbie, ha la profumazione mirtillo, ribes. Allora, mi piace molto come profumazione, però preferisco di più i deodoranti roll-on, sia per non inguinare, sia perché me li sento meglio sulla mia pelle, quelli roll-on. Questo l'ho dovuto prendere insomma in emergenza, però mi è piaciuto comunque. Ho finito questi due AZ Complete. Protezione e pulizia mi sono piaciuti tantissimo, danno un senso di alito fresco ma delicato allo stesso tempo. Ho finito questo Nivea Cellular Filler antigravità ricompattante olio bifase. Questo è un siero veramente ottimo. Io all'inizio lo usavo sul viso, poi ho smesso, ho iniziato a usarlo sul décolleté e sulle spalle. Mi sono trovata tantissimo bene perché da quando ho avuto quel brutto episodio di dermatite cerco di stare un po' cauta su alcuni prodotti, insomma, e preferisco non applicarli sul viso, ma questo è un ottimo siero, veramente bellissimo. Ho finito questo Garnier Ultra Dolce all'acqua di cocco, mi è piaciuto, ahimè, mi è piaciuto perché è bello profumato, insomma, però non lo so perché è più naturale, ma a me secca tantissimo il capello. Davvero, anziché idratarlo, scusate. Me l'ha seccato tantissimo e non credo che lo ricomprerò. Ho finito questo Garnier Ultra Dolce, delicatezza di avena, crema di riso e latte di avena, ottimo per idratare i capelli, però come profumazione non sta nelle mie preferite, preferisco altre profumazioni ancora più dolci. Ho finito il balsamo dato in dotazione nel Garnier Good colorazione. Ha una profumazione assurda, bellissima. Ahimè, l'ho finito. Ho finito un'altra boccetta di Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer. Io lo amo questo prodotto, a parte che profuma di cocco. È un ottimo prodotto, non smetterò mai di dirlo. Applicate questa schiuma e dopo qualche ora vi ritrovate abbronzate senza dover per forza risciacquare il prodotto. Ottimo, ottimo veramente. Lo ricomprerò sempre. Ho finito due boccette di Neutroderma detergente intimo antibatterico con aloe vera e tea tree oil. Mi trovo molto bene e a un prezzo minimo. Ho finito questi due AZ Tartar Control Multiprotezione
Diciamo questi vanno molto nel classico, sono molto delicati, però sono buoni come dentifricio. Ho finito questa maschera in tessuto della Garnier Skin Active all'acido ialuronico, Cryo Jelly. Allora, questa è antifatica e l'effetto ghiaccio effettivamente c'è. Veramente rinfresca tantissimo il viso e vi rimane un botto di gel da applicare anche come siero, insomma. Mi è piaciuta da morire, bellissima questa maschera. Sicuramente la ricomprerò. Ho finito questo bonbon Malizia Milk Cake. Odora tantissimo di fetta al latte. È bellissimo. Io lo amo, ha un costo minimo. Però se volete un profumo gourmand dolce, questo ve lo consiglio tantissimo, è bellissimo. Ho finito questo gel dell'Equilibra, effetto ghiaccio per gambe riposate e toniche. Io soffro tantissimo di capillari alle gambe e purtroppo le sento sempre stanche. Questa è una manna dal cielo, se soffrite come me di questo problema, che avete le gambe gonfie soprattutto d'estate, questo ve lo consiglio tantissimo. Ho finito questo bagno doccia della Venus super idratante alla crema di riso. Per me questo è un nì carino, ma il profumo non rimane proprio per niente addosso. Ho finito questa maschera viso della Florena. Questa si mette come una crema e poi dopo va rimossa con un dischetto di cotone o un fazzolettino. È veramente assurda l'idratazione che vi dà. Io l'ho amata tantissimo questa maschera. Ve la consiglio, se la trovate in offerta, prendetela. Ho finito questa Eau de Parfum che si chiama Bossic, però l'etichetta si è tolta da parecchio tempo. Perché siccome l'ho usata spesso si è tolta, però questo è il dupe della Hugo Boss for Her e mi è piaciuto tantissimo questo Eau de Parfum, perché a parte ad essere molto persistente era anche molto delicato, molto lattonico, ha delle note all'interno che fuse insieme creano una profumazione molto femminile. L'ho preso io al costo, se non erro, di 5 euro, 6 euro. È un ottimo eau de parfum, ve lo consiglio se lo trovate. Spero che questo video vi sia piaciuto, a presto!